Hello everyone! Oggi sono tornata con un Q&A che mi sono resa conto non facevo da 6 mesi, quindi ho detto, oh vabbè, è ora di fare un altro Q&A. Ho chiesto a voi che mi seguite su Instagram, se non mi seguite su Instagram e siete degli OG di YouTube, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram perché lì è più facile fare dei sondaggi e comunicare con voi. Quindi, insomma, mi avete fatto le domande, oggi rispondo a 13 domande, beh, sono tante. Tranquillamente seduta sul mio letto con un luce del cavolo, struccata, ma tanto sono alle Canarie, quindi fa caldo e sono pure mezza abbronzata. E senza neanche aver preso il caffè, perché sto cercando di fare qualche giorno senza caffè. Prima di iniziare vi rubo un minutino con lo sponsor di oggi, Cambly. In realtà non ve lo rubo perché è una super offerta quella che c'è questo mese. Il regalo per Pasqua praticamente, un po' anticipato. C'è il 55% di sconto sui piani annuali con Cambly, non solo sulle lezioni individuali ma anche sulle lezioni di gruppo, piccoli gruppi. E ci sono anche i 15 minuti di lezione di prova completamente gratuita. Questo con il mio codice sconto Sonia Spring. Come mi piacciono i codici sconto che mi danno ogni mese. Ragazzi, per me ancora prendo lezioni di inglese. Come prendo lezioni di inglese? Online, perché è comodissimo, concentrandomi sulla conversazione, perché secondo me è il modo migliore per imparare. E in questo momento sto facendo lezione con un insegnante madrelingua. Su Cambly gli insegnanti sono tutti madrelingua. È adatto a tutti i tipi di livelli, dai più beginners ai più advanced. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È disponibile dal computer, dal cellulare. Ci sono, oltre alla conversazione, vari corsi e vari workshops, tipo, che ne so, il colloquio di lavoro, se c'è un colloquio che ti mette ansia, che hai paura, vuoi fare pratica. Io vi consiglio di fare la lezione gratuita, tanto non c'è niente da perdere, e di smanettare, di vedere un po', magari ti interessa fare un corso per IELTS o altri corsi del genere, ci sono su Cambly. Poi è vero che è ad aprile e quindi il 55% di sconto è un bel regalo per Pasqua, però se iniziate a lavorare adesso, in vista dell'estate, di magari un viaggio, è meglio, è come la palestra. Ok, andiamo alle domande. La domanda numero 1 mi è piaciuta particolarmente. La parte migliore e la peggiore di quello che fai? È una bella domanda, perché di solito la gente si ferma solo alla parte bella. La parte bella dell'essere insegnante sì, ma anche influencer. In realtà a me piace da morire. Io mi sveglio sempre contenta di quello che faccio, rispetto ai miei lavori passati, dove spesso mi svegliavo con il oddio, non voglio andare a lavorare. Questa cosa diciamo che non mi capita. Mi capita magari, ecco, se devo fare una cosa che mi mette un po' di pressione. Ad aprile adesso ci sarà la presentazione del libro in persona, mi sveglierò dicendo oddio o cose del genere, però non mi sveglio mai pensando tipo non voglio lavorare. Questa è una cosa bellissima. Un'altra cosa che mi piace, forse la parte migliore di quello che faccio, è che faccio tante cose diverse. E un po', se mi seguite su YouTube da un po' lo sapete, io ho tante passioni, tanti interessi diversi. Mi piace cantare, mi piace l'arte, mi piace viaggiare, mi interessano le persone, mi piace insegnare, e questo si rispecchia in questo lavoro che faccio, perché un giorno scrivo un libro, un giorno, mesi, vabbè, scrivo un libro, poi mi capita di lavorare su dei film, poi faccio magari delle lezioni private che mi piace insegnare, poi creo contenuti divertenti per Instagram. È differente e mi dà la sensazione che non è mai la stessa cosa. Cioè io non so dove sarò, dove sarà Sonia Candy tra 5 anni. Spero che ci sarà un'evoluzione e non la posso sempre prevedere. Capitano delle cose inaspettate, degli eventi, delle collaborazioni. Questa cosa mi piace tantissimo, è la cosa migliore del mio lavoro, penso. La cosa peggiore del mio lavoro è che in realtà ce ne sono alcune. Il lavoro indipendente, cioè lavorare per me stessa, mi piace. Però, come sapete, lavorare per se stessi ha dei lati negativi. Cioè io non ho mai delle vacanze pagate. Se sto male e non posso lavorare, attacco. Ci sono dei lati negativi, diciamo. Però quello che mi pesa di più è che mi dà l'idea che questa ruota, soprattutto YouTube, Instagram, appunto, è una ruota, e quando sta andando non riesco a fermarla. Non riesco a fermarla vuol dire che se mi devo prendere 2 settimane di vacanza, ma vacanza, staccare, non lavoro, non lo faccio. Non lo faccio perché 2 settimane mi sembra un tempo lunghissimo per fermare Instagram, per fermare YouTube. Anche che se magari sto male, sto davvero giù e magari non mi sento di far vedere la mia faccia così al pubblico, di mettere su un sorriso e di fare comunque dei contenuti piacevoli, o magari di creare dei contenuti intrattenenti o simpatici, sento che lo devo fare. Non me lo posso tanto permettere di fermare tutto se vediamo quando sto bene. Penso che potrei, magari è una cosa anche mentale, non lo so, però ci sono anche degli impegni che devo rispettare, quindi forse è la cosa peggiore. Tutto sommato io adoro il mio lavoro. Domanda numero 2. Ti piace l'inverno? No. No? No? No?
No, non mi piace l'inverno, non mi piace l'inverno, non mi piace che il sole scenda alle 4 e mezza di pomeriggio, non mi piace il freddo, non mi piace svegliarmi la mattina e far fatica a uscire dal letto per il freddo, non mi piace uscire dalla doccia e fare tipo oddio, non mi piace quando ci sono i miei amici che fumano e siamo nel ristorante e dicono no, mettiamoci fuori perché fumo. Io voglio stare dentro, c'ho freddo, cioè no, infatti questo inverno me la sono proprio data, cioè in realtà ho passato un mese e mezzo in Italia, però per il resto Canarie, dove faceva caldo, tutti qui dicevano è arrivato l'inverno, ma dove, facevano 18 gradi minimo. 3, ragazzi, cioè su Instagram io sono stata invasa da queste frasi: usciresti con me? Allora, io rispondo, in generale non vengo attratta da queste frasi che mi vengono scritte su Instagram. Ti va un caffè? Lo vuoi un caffè? E lo so che così sembra, sei una snob, non ci fili perché ti senti meglio di noi. Non è questo, è che io, ragazzi, non ci ho mai avuto nemmeno Tinder. Cioè io non ho mai avuto un'applicazione di dating. Non ce l'ho mai avuta perché io non so niente di te. Sei una foto e magari una frase, o magari anche qualche foto. Non c'è niente che mi ha, un odore, un movimento, uno sguardo, niente che mi ha tratto. 4. La domanda più chiesta, penso, di questo Q&A. Sei single? In realtà me l'avete fatta anche l'altra volta questa domanda. Sei single? 6 mesi fa. Però l'altra volta non ho risposto. Stavolta vi rispondo. La risposta a sei single è... sì. Sì. Next. Quanto porti? Di che? Di scarpe? 37. Scarpa ginnastica 38, che sono più comoda. 6. Che formazione hai avuto? Beh, per i miei OG di YouTube ormai lo sanno, però per chi mi conosce da poco, magari su Instagram, liceo classico linguistico, poi ho fatto la triennale di lingue e culture moderne, poi ho fatto la magistrale in traduzione e poi ho continuato a formarmi anche in Giappone, per esempio, dove insegnavo l'inglese, facevo training, in realtà ho ricevuto training, poi per un periodo ho anche fatto del training agli insegnanti, eccetera. E poi che altro poi tipo di formazione? Ho fatto 7 anni di accademia di musica, formazione. 7. Anche questa per i miei OG di YouTube, la sanno, però come hai imparato così bene l'inglese? Oltre a tutto quello che ho detto prima, quindi c'è una formazione che è davvero tanto incentrata sull'inglese, dal linguistico alla magistrale, al triennale, anche insegnando, ragazzi. Io quando ho iniziato a insegnare il mio livello di inglese era un certo livello, però come insegnante io sento la responsabilità di dover continuare a migliorare sempre. Io me la sento questa responsabilità, per questo continuo anche a fare lezioni di inglese, perché mi piace, ma anche perché voglio imparare di più per dare ai miei studenti di più e meglio. Per me è stato un lavoro continuo che però è iniziato da quando ero molto piccola. Io l'inglese ci ho sempre avuto un qualcosa. Scusate, mi era morta la telecamera. Il mio percorso con l'inglese è iniziato da quando ero molto piccola, cioè proprio alle elementari. Io volevo impararlo e non so bene perché mi piaceva il suono. Quando già ero alle medie ero una super amante del rap. Amavo il rap, amo tuttora il rap, ragazzi. Io mi vedete tutta così carina, ma dentro c'è un'anima super rappettara. I miei dai 15 ai, non lo so, fino ai 27 anni ero sempre nei centri sociali con la mano così. Ho un'anima rap. E quindi facevo tantissimo lavoro anche da sola a casa, cioè anche solo con... ma anche alle elementari, che io volevo scrivere le canzoni in inglese e c'avevo il dizionario cartaceo perché non c'avevo bene internet, era quello che faceva e scrivevo le canzoni malissimo, però in inglese. Addirittura poi un periodo mi sono messa a scrivere i sottotitoli per i film in streaming, che mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda il vocabolario, il lessico. Cioè, vi immaginate sottotitolare anche in tempi abbastanza serrati, perché c'era un po' di competizione tra crew. Tanti film io mi prendevo tutti gli horror, i miei amati horror. In poco tempo, dall'inglese all'italiano, ho fatto tanto lavoro, tanto anche da sola, ma devo dire per passione. Ho tradotto un libro, però vabbè, quello lì l'ho fatto in realtà come per la tesi della magistrale. E poi ovviamente sono stata sposata e sono stata per 5 anni con un americano che mi ha aiutato. Io ero già fluent in English, però lui mi ha aiutato a migliorare tante piccole cosette, quindi c'è un bel pacchetto. Però tanta passione, ragazzi, tanta passione. Next. Leggi o guardi opere in giapponese, in lingua originale?
Per opere, cosa intendiamo? Tipo Attack on Titan, vale? No ragazzi, io sono un pochino otaku, ma poco. Cioè nel senso, a me piace, mi piacciono gli anime e mi piacciono i manga soprattutto. Leggo manga, però non in giapponese, perché i manga solo in giapponese per me sono troppo difficili da capire. E il mio mangaka preferito è Junji Ito. È particolare, non a tutti piace, ma per me le storie che lui crea hanno un'atmosfera, una vibe che solo lui riesce a dare e che a me piace da morire. Junji Ito è il mio Drake dei manga, lo adoro. Per quanto riguarda gli anime, li guardo sì in lingua originale, ovviamente metto i sottotitoli perché certe cose le capisco in giapponese, certe cose non le capisco. Io ragazzi, non so se lo sapete, probabilmente sì, ho vissuto un po' parecchio tempo in Giappone, quindi un pochino lo capisco, ma tutto in giapponese no. Poi 9. Gli accenti più belli degli USA. Beh, questa è ovviamente una domanda super personale. Per quanto riguarda me, se devo scegliere tra East Coast e West Coast, sono totalmente West Coast, perché mi piace molto di più un accento della California, un accento West, piuttosto che un accento magari di New York. Coffee, I thought. Non lo so, cioè è particolare, è interessante, mi interessa, però non è l'accento che mi piace ascoltare. Ogni volta che qualcuno è del New Jersey o io lo sento quelle vocali un po' strane e faccio tipo è divertente. E poi a me piacciono un botto gli accenti, cioè l'accento del sud, magari più forte del Texas o del Missouri, dipende da dove uno è, del Tennessee, del Louisiana. Sono fighissimi, cioè sono fighissimi e ogni tanto mi diverto a cercare di imitare. Però non è l'accento che vorrei avere io, anche perché c'è un accento appreso. A meno che non hai un motivo forte per avere un accento di così marcato del sud. Cioè io perché preferisco avere un accento abbastanza neutrale del Midwest. 10. Quanti anni hai? Di solito mi dicono che sembro più piccola, ma con questa luce, senza il trucco, penso che li vedete. 32. Yeah, l'anno prossimo 33. Mamma mia, raga, come vola il tempo. Che frase da vecchia. 11. L'errore che io faccio più spesso in inglese. Allora, mi rendo conto che quando sono stanca, e questo capita anche nella propria lingua, cioè se tu sei stanco in italiano e stai parlando italiano, parli male, fai frasi più corte, fai frasi più semplici. Quello che mi succede quando io sono stanca e parlo in inglese è che il mio accento si italianizza molto. Io di solito ho un accento molto molto buono, però quando sono stanca il mio accento italiano esce fuori più prepotente. E questo me ne rendo conto perché a volte mi sbaglio anche magari con una vocale semplice, cioè che ne so, tipo it, che non direi mai it, però magari se sono stanca dico it, cose del genere, che comunque sì, sono errori, perché comunque sono due suoni in inglese non allofoni, cioè nel senso i e e non è la stessa cosa, quindi se dico i invece di e è un errore. Altre due domande. Sei mai uscita con un tuo follower? Uscita? No, non mi pare, no. Però vi vedrò per la prima volta il 15 aprile alla presentazione del libro alle 4 di pomeriggio a Termini da Borri Books, dove farò questa presentazione. Come si fa la presentazione del libro? Cioè che io l'ho scritto io, quindi so bene cosa voglio dire, cosa voglio insegnare, dove voglio arrivare con questo libro, però... Come un'autrice vera? Quale sono? Oddio. L'ultima domanda. Perché non fai felice tutti e fai vedere una foto dei piedi? Adesso vi dico una cosa. Per me i piedi sono una parte intima. Non so perché io li vedo così. Per me i piedi sono una parte intima. Quando è estate e vedo tutti con i sandali, io sto davvero tipo... non devo guardare, non lo so, mi dà l'idea che è come se andassimo tutti in giro in reggiseno. E quindi, visto che è una parte intima, non mi viene da mettere i piedi su Instagram. Anche perché io su Instagram voglio cercare di... Adesso non... Don't misunderstand quello che voglio dire. Io voglio essere sempre carina, sempre... Cioè, ovviamente, sì, non mi sono tanto truccata, però una regolata me la sono data, mi sono pettinata il più possibile. Cioè, sui social voglio sembrare carina, però non voglio sembrare... Non so, sessualizzata. Nel senso, io voglio dare belle vibe, anche magari una cosa piacevole da vedere agli occhi, però non voglio trasmettere il come sono sexy. Non è una cosa che voglio fare nella mia vita lavorativa. Poi, nella mia vita privata, se voglio essere sexy, sono sexy. Però questa cosa ci tengo, perché a volte mi sembra che ultimamente, e non giudico chi lo fa, però non lo voglio fare io. Cioè, voglio far vedere anche che ci sono diverse opzioni di avere una carriera di successo, che può essere con il proprio corpo, come decide di fare
molta gente e va bene, però può essere anche senza vendere qualcosa a sfondo sessuale. È un argomento delicato, perché non voglio neanche offendere nessuno, perché poi alla fine in realtà a me, cioè io ho tante amiche che lavorano anche lì e sono amiche mie, non me ne frega niente di quello che fanno, però non è quello che voglio fare io. E voglio, sono determinata ad avere una carriera di successo senza essere, oh my gosh, she's so hot. Cioè sì, voglio essere carina, che magari uno mi vede e dice pure bella, ma quella è una cosa mia, però non è il fine di un post. Ha senso. Dopo questo Q&A, ragazzi, vi ricordo il link di Cambly qui sotto. Grazie di aver guardato l'intero video. Forse è venuto un po' lungo, magari tra un po' faremo un altro Q&A. Ditemi che ne pensate e se avete altre domande per i prossimi Q&A. Ciao!